Praticamente mi fa scegliere due luoghi dove posso andare. Io direi che di spostarci qui nell'area tipo est, area est. Andiamo nel chilling, tipo... Però aspetta, dov'è che sto io adesso? Yeah. Mi sembrava troppo bella la vita senza di te. E poi do un'occhiata alla mappa, dai. Guarda come shotta tutti. Ovviamente è un po' più lento a livello di exp a fa così. 16. No, mi sa che ancora non si può evolvere, raga. Questo vuole fai da, vai, fai damo. Boom, Terra Crystal. Fanno pure più male gli attacchi con sta roba. Vabbè, raga, abbiamo fatto level up in battle. Se non si voglie mo, se non si evolve mo. Sbadiglio? Al posto dei fulmi sguardo, sbadiglio Yame. Se dovrebbe evolvere, raga, in teoria, no? Vediamo. Vediamo se si evolve. Se è effettivamente così. Eccola. Fuecoco si sta evolvendo, raga. Brutto come poche cose al mondo. Mamma mia, che schifo. Crocalor. Crocalor. Vabbè, almeno la terza è confermato che sia bella, dai. Oh no, ragazzi. Secondo me mi spacca il culo, però. Che è roccia questo. Provassi a terra cristallizzare lui, magari con morso, pure se è normale qualcosa fa. Ok. Vabbè, non è male. Ma brutto colpo, però. Se usi morso non fai più danno da terra cristallizzato, perché il terra è fuoco. Ah. Non ci avevo pensato. Qui abbiamo un clean switch. Vai, Vuperone. Questo dorme. Ora lo possiamo spaccare. Colpo di fango. Non te sveglia. Non te sveglia. Oh la madonna. Ok, però gli diminuisce la difesa e la difesa speciale. Bello che dorme, godo. Dai, dai, ho shottato, raga, dai. Dove va questo pezzo di merda? Madonna, l'ho ammazzato qua sopra, oh. Posso dire che sono uguali. Hai trovato il Pokémon dominante, sì, bro. Ah, raga, si è pappato la spezia. Ma ora mi sciotta che calor. Ah, ok, buono. Bravo, bro. Dai, fa male un po' al Pokémon suo. Terra di che ce l'ho? Ah, vedi che te lo dice. C'ho il Terra di veleno io. Te lo dice che si illuminano le mosse. Ma sta dormendo. Come cazzo l'hai evitato l'attacco mentre dorme? Ma che vuol dire? Miracuscio si attiva, mi sa che quando va sotto il 50% di HP. Oh no! Mi ha letteralmente shottato. Ah, c'ho fossa pure sulla Pami. Mi ero scordato che c'avevo fossa sulla Pami. Bene.
eccola. La spezia nascosta dolce. Va bene, allo stomaco aiuta la digestione. Pare che sia ottima anche contro il mal di pancia. Ok, sti cazzi. Vai, fammi sto spuntino, va. What the fuck? Oh, vedi che paninozzo. Vuole lui? Questa è Atena, raga. Magna, va. Magna, non romper ca... O ancora? Impara la mossa cavalcatura corsa. Oddio, raga. Forse adesso posso correre. Olim, mia madre. La velocità di corsa quando sei in groppa al Pokémon sembra essere aumentata. Adesso puoi premere lo stick sinistro per correre. Oh, grazie a Jesus. Volendo potremmo andare anche verso la prima palestra, raga. Questa è la capobanda divisione fuoco del Team Star. Che io momentaneamente, se posso essere onesto, senza neanche un Pokémon d'acqua, non ho voglia di fare quella palestra lì. Potremmo andare a fare sta palestra qui. Palestra erba. Che dite? Potremmo andare a Los Tazones. Grande luogo. Andiamo. Andiamo a vedere la palestra. Vediamo come sono fatte. Il mulino da lontano, fratena, va... No, che palle, raga. Porco Dio, ma... De 8 palestre, proprio qua dove vi state. Dai, dai, va bene. Vai, vai, mo li batto. Ogni palestra ha un esame diverso. Prova a chiedere allo staff della reception. Ne prendi queste e penso... Grazie. Dai, eh. Secondo me gli ha la fama a battere la prima palestra. Raga, sbaglio o non c'ho i denti? No, raga, devo andare a cogliere 10 fiori allo Stazones per poi... No, raga, no, no. Immagino che tu sia qui per affrontare l'esame della palestra. Chiedo subito ai Sunflora di sparpagliarsi, allora. Ah, dicono che sono pronti. Diamo inizio all'esame. Quando avrò raccolto gli esami, portali in piazza Sunflora. Mi raccomando, vedi, le figlie dei miei piccolini. Ciao. Cos'è questa merda? Levati, porco Dio! Cosa sta succedendo? Scusa. Ok. Ma guarda quanto lagga poi. Ok, mo ci segue pure sto coglione che ha dovuto scappare. Stiamo a 4. Porco Dio, come laggano! Dove gli devo portare? Giardinetto, ma... Mamma mia, non ci posso credere. Guarda che roba. Fatto, sis. Olè! Come no, subito. Batman. Brassius. Vediamo che Pokémon c'ha. Mazza cocchiaie. Ma che è quel coso? Ci ha mandato in campo Petit. Bello, se siamo visti. Smoliv. Ma che è Smoliv? Vabbè, io resto, ovviamente. Il Pokémon Oliva. Ma cos'è questa roba, ragazzi? Ma è finita? Non mi dica è finita, dai. Ci sarà un altro Pokémon di quelli ciotti. No, raga. Sudowoodo è il Pokémon del finale del capopalestra. Ma la cosa bella è che Sudowoodo non è erba, è roccia Sudowoodo. Se era erba ci gioco le palle. Oddio, sai che potrebbe essere? Sai che potrebbe essere davvero? La verità sta nell'albero. È certo. È certo.
è diventato a tutti gli effetti un Pokémon d'erba. Porco Dio, potevo restare con quell'altro, vabbè. Ciao Sudo. Ah, maledizione. GG. Prima medagliona in saccoccia. Palestra di Los Jeitazones conquistata, il cammino dei campioni. Un allenatore all'avanguardia come te merita persino un pezzo della mia collezione personale. Tiettelo. Ma ti dirò, per ora sto Pokémon 7,5 io do pieno. Per ora mi sta a divertire, dai, non è male. Cioè, se tralasciate il fattore FPS, che sì, è un po' quello che è, però io un 7,5 io do. Raga, che dite, se evolve se io do la caramella? Beh, perché adesso manca veramente talmente... Cioè... Dovrebbe evolvere, sì. 18. Eccolo! Eccolo! La Pami si sta evolvendo. La Pami è diventata il Pamo. Ma c'ha una terza evoluzione. Pavmoth diventa. Cioè diventa solo più grosso. Cioè è tipo uguale ma diventa più grosso. Non cambia un cazzo. Ma anche la terza. Seconda palestra. Let's go. Che è ruzzolata dell'oliva? Ma cos'è questa roba? Partecipiamo a sta ruzzolata dell'oliva, regà, che vedevo di. Guarda che bello, si è creato un recinto con delle cose. Benvenuto al nostro campo, qui si svolgerà la ruzzolata dell'oliva. Quest'esame della palestra sarà una prova di forza. Dovrei far rotolare un'enorme oliva colpendola con tutto il corpo. Ma che è Fall Guys? Ok. Vai il capitano. Ho buggato. Lì. Vabbè, uno degli esami più stupidi della storia di Pokémon, ragazzi, se posso permettermi di dirlo. Dopo la palestra erba ho fatto... La palestra erba è la prima cosa che ho fatto, vero Camouflage? Ottimo Zano, grazie a te avremo di sicuro un gran raccolto anche l'anno prossimo. Dai, mo vado a batter capo palestra. Sì, sì, è stata una gran ruzzolata d'olive. Vai, fammi sfidare il capo palestra. Vivilon, ecco qua. Mangiane pure a volontà, pasticcino mio. Ma questo mi ha abbaffato il Pokémon, gli ha dato da magna... Che abbiamo qui, che allenatore dolcissimo. Ti sono immensamente grata per aver fatto ruzzolare l'oliva così bene durante l'esame. Bene. Sono Aceria, la proprietaria della pasticceria Dolce Sapindo. Per tutti i confetti, ma che dico, ora sono di turno alla palestra. Oh, ma hai rotto il cazzo, ora te sfondo il culo. Beh, tanto io cristallizzo il coccodrillo e vado dritto. Che è sto schifo? Via. Ma è tanto ormai, andiamo dritti. Teddy Ursa, ma ci avrà la cosa con le ottero, regà. Tanto abbiamo capito, praticamente ogni final Pokémon della palestra... C'hanno la cristallizzazione in base al tipo di palestra. Eccolo, vedi, Teddy Ursa tipo coleottero, è arrivato. E mo lo sfondiamo. Manca il tempo di sentire la canzone, raga. Le medaglie proprio fino al 30 sono facili da catturare. Ok, bella per te. Grazie e ci siamo visti. Mo mi chiama sicuramente l'amica mia, regà, Peffo. Me deve chiamare Peffo. Nemi mi ha parlato di un nuovo allenatore da cui possiamo aspettarci grandi cose. Scusa, se ti ho rivolto la parola con il permesso, non volevo spaventarti. Il mio nome è Oranzio. Mazza. Sono un super 4 della Lega Pokémon, nonché insegnante di educazione artistica. Ammazza. Carino però, eh. Per quale motivo vuoi ottenere le medaglie delle palestre per diventare... Voglio diventare forte, bro. Prego. Chi è che rompe i coglioni? Il dominante dei cieli dovrebbe essere da qualche parte su questa montagna rocciosa. Ok, Pog. Dominante dei cieli. Sapete che secondo me, facendo sto boss qui
dominante dei cieli sarà volante. Cioè da volo su sto coso. Ma che è sto? Ma che schifo. Ma cos'è questo coso? Bombardier. Sai che forse devo mettere quell'altro? Aspetta, posso fare uno sbadiglio? Forse così elettrococcola magari fa qualcosa di più, non lo so. Porco due. E mo dovrebbe scappare, no? In teoria scappa, esatto. Ok, eccolo, vai, è arrivato Pedro. Pepe, si sta lì il dominante dei cieli, bro. Ah, ma mi ha rimesso che calor. Vabbè, fagli uno sbadiglio, dai. Che poi ci avete fatto caso che il Pokémon che c'ha Pepe è sempre un Pokémon buono che fa le mosse super efficaci contro questi grossi. È veramente brutto sto Bombardier, è veramente osceno. Ammazza, però gli faccio male, oh. È pure lui, oh. Vabbè, in teoria si addormenta, mo, no? Bella, Chicco, buonanotte. Buonanotte, fiorellino. E switch. Magari lo sciotti perché quello là gli fa una mossa buona. Fagli un'azione, va. Magari quel cosetto là roccioso gli fa una mossa buona, così almeno... Bravo, vedi? GG. Bella per Bombardier, se siamo visti. La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Vai. E come la volta scorsa, forse anche adesso. Ma dai, lo sapevo. Che è successo? Quella la fogliolina magica. C'è davvero una spezia, non c'è dubbio. Spezia nascosta amara. Me frega un cazzo quello che prepari. Tanto lo devo dar Pokémon nel panino, mica a me. Intanto se siamo fatti quattro cosette, due palestre e due boss, eh? Due palestre e due boss, però non abbiamo fatto un Team Star boss in realtà. Ecco il Pokémon che esce, noi che gli diamo un pezzo di panino. Ah, quindi Surf ci ha imparato. Ok, pulito. Sì, non è il volo, però se s'accontentiamo. Che cosa? Mabostiff, il mio fido compagno. Oh no. Oh no. Non potevi portarlo al centro Pokémon, tipo. Mi hanno detto che non si tratta di una ferita o di una malattia comune. No. Ma basta mettere animali strani che assomigliano a cani morire nei giochi, porco dio. Ho scoperto l'esistenza delle spezie nascoste. Devi aver fatto un sacco di ricerche. All'era zero scoprimmo delle piante straordinarie che se mangiate rimettevano subito in forza. Le chiamammo spezie nascoste, le portammo in ogni luogo di Paldea e cercammo di coltivarle. Tuttavia dei Pokémon divorarono le piantine, ingrandendosi al punto che li abbiamo chiamati Pokémon dominanti. Ah, è un libro sul paranormale pieno di storie assurde e altra roba e nessuno crede. Io penso che siano vere. C'è scritto che si mangiano tutte e cinque le spezie nascoste e si guarisce da ogni ferita o malattia. E speriamo, dai, porco due, faccio magna tutto a sto cagnolino io. Te preoccupa. Oh... Oh, che carino! Bravo, Mabostiff. Molto carino, dai, molto carino. Qua sembra aver recuperato un altro potere originario. Sembra che ora tu possa surfare sulla superficie dell'acqua quando sei in groppa al Pokémon. Dai, bro. No, per oggi io staccherei. Sto veramente rincoglionito. Salviamo un po', va. Mi sta piacendo il gioco, molto carino. Molto, molto carino.